Io sto girando tutta l'Italia e tenere alta l'attenzione è fondamentale. Bisogna che sia i grandi, che i ragazzi abbiano la coscienza esatta che il periodo del lockdown ha dato una spinta incredibile al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e quindi del disagio giovanile. I ragazzi debbono prendere coscienza che ci sono dei limiti, ci sono delle regole e tutti noi dobbiamo essere attenti a far sì che i ragazzi comprendano bene questo ruolo e anche le istituzioni. Bellissima questa piazza, sono molto contento. Questa piazza ho saputo che ci sarà il questore, il prefetto, insomma molte personalità, quindi faccio i complimenti alla città di Crotone tutta, agli organizzatori soprattutto di questo premio, perché il valore che stanno ponendo e l'attenzione che stanno ponendo è alta e quindi faccio un plauso e un complimento a loro. Quindi il cyberbullismo, la tecnologia che aumenta sempre di più, i ragazzi stanno sugli smartphone che ormai vengono regalati in prima comunione, quindi agli 11 anni, i ragazzi stanno praticamente sugli smartphone dalle 6 alle 10 ore, anche 12 ore, quindi al giorno, quindi la tecnologia che invade sempre di più le nostre vite, ma soprattutto le loro vite, e si sta un po' confondendo la vita reale con quella del web. Quindi come bisogna fare? Cosa si può fare? Noi dobbiamo innanzitutto, io mi rivolgo sempre alle famiglie, perché il perno fondante, il perno importante sono le famiglie. Le famiglie devono stare accanto ai ragazzi e quel gap, no? Che esiste soprattutto nei social, soprattutto nel web, deve essere colmato. I genitori devono essere più attenti alle problematiche che oggi insistono sul cyberbullismo, che c'è un'evoluzione incredibile. Basti pensare al revenge porn o al deepfake, non mi voglio dilungare, ma è un costante mutare. E quindi la responsabilità delle istituzioni, di noi adulti, per arginare il fenomeno è fondamentale.